smetterà mai questa pioggia? Non mi ricordo più com'è il sole. Dovremmo andarcene in vacanza in un posto caldo dove c'è il sole. Spiagge del Drago, sì! Non ci sono più stato dall'ultima volta che prendemmo a calci Gnasty Gnork. Che ne dici di una vacanza al mare, Spark? L'ultimo è uno Gnork! Ora funziona, professore? Quasi! Sistemo ancora un po' queste sfere. Forse non è una buona idea se portiamo qui un drago. Ripto si infurierà ancora di più. Hunter, stai calmo e smettila. Mai visto il libro del professore? Hanno artigli così, denti così e sputano fuoco così. Tu! Sembrano molto più pericolosi di Ripto. Questo è il punto. Ci serve un drago per fermare Ripto. E lo sai anche tu. Funziona! Funziona! Ecco il drago! Wow, che atterraggio! Ciao, come si arriva alla... spiaggia? Ehi, che avete da guardare? Non avete mai visto un drago? Tu, un drago? Ti crea qualche problema, amicino? Bene, bene, qualcuno si è dimenticato di invitarmi alla festa. Cercavate di nascondermi qualcosa? Un drago? Avete portato un drago ad Avalar? Io odio i draghi! Cruz, uccidilo! Imbecille! Hai mangiato il mio scettro! Faremo i conti più tardi! Chi era quello? Ripto! E noi dobbiamo liberarcene. Sta creando un sacco di problemi qui. Ma non ho tempo di spiegarti. Ecco, prendi questa guida magica di Avalar. Ti aiuterà a capire qualcosa sui nostri mondi. Ora devo seguire Ripto e scoprire cosa ha in mente. Ci incontreremo più tardi nella foresta d'estate, ok? Ehi, aspetta un momento! Oh, perché ci mettiamo sempre nei guai, amico? Ciao, Spiro, benvenuto a Barlume! Sfortunatamente le lucertole sono appena arrivate e hanno cominciato a rubare tutte le tue gemme. Puoi fermarle? Thank you.
Ciao Spiro, e Laura, una mia amica, mi ha chiesto di aiutarti. Ogni volta che mi trovi, ti ricorderò i progressi che hai conseguito. Così. Questo suono significa che, quando sei in difficoltà, io ti ricondurrò in questo posto. Arrivederci! Noi intagliatori di gemme siamo un po' troppo bassi per salire su queste scale. E tu non sembri più alto di noi. Quando saprai arrampicarti, torna a Barlume a trovarmi. Devi essere il drago di cui parlano tutti. Beh, drago o no, temo che dovrai pagare per aprire il ponte. Ti costerà 100 gemme. Grazie, signor drago. Spiro, no? Ora puoi usare il ponte quando vuoi. È gratis. Spero di incontrarti ancora, quando avrai ancora più gemme. Per guardarti intorno, tieni premuto il tasto triangolo. Usa questo tasto per esplorare la grotta. Grandioso! Il potenziamento supervolo è attivo e puoi ricominciare ad accendere le lampade delle gemme. Accendi velocemente tutte le lampade e la lampada della gemma grande ti darà la magia per volare per un breve tratto. Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade, Spiro. Una fata mi ha dato questa sfera, ma le gemme mi piacciono di più. Prendila tu.
queste piccole lucertole hanno mangiato tutte le mie gemme. Ho provato a colpirle con le pietre, ma sono troppo veloci per me. Puoi provare a usare una delle mie pietre. Se hai domande, chiedi pure a me. Bel tiro! Seguimi fino alla prossima lucertola! Sputi piuttosto lontano, Spiro! Vediamo se arrivi fino a quella lucertola! Per colpire quella lucertola là in alto, devi prima prendere la mira. Premi e tieni premuto il tasto triangolo per mirare, poi premi il cerchio per sputare. Salvato tutte le mie gemme dalle lucertole! Ecco, prendi questa sfera! L'ha lasciata lì ieri una ragazza alata! Grazie per averci aiutato a sconfiggere le lucertole. Prendi il talismano di Barlume in segno di gratitudine. Il portale magico accanto a me ti condurrà alla foresta d'estate, uno dei mondi di Avalar. Ciao, non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Elora, e tu? Ciao, io sono Spiro. Tu che sei, una specie di capra? Sono un fauno, sciocco. Oh, scusa. Hai visto gli intagliatori a Barlume? Sì, mi hanno anche dato un souvenir. Dicono che è un talismano. Ti hanno dato un talismano? Perché? È speciale? L'ho appena messo nella guida che mi hai dato.
Ci sono 14 talismani ad Avalar e sono tutti magici. Se ne recuperi abbastanza, possiamo usarli per sconfiggere Ripto. Hunter, dove sei stato? Mi sono perso. Spiro ci aiuterà a prendere i talismani. Chi io? Lui! Ascolta, Spiro. Ora non puoi proprio andare alle spiagge del drago. Ripto e i suoi mostri si sono impadroniti del castello della foresta d'estate. Devi assolutamente andare nei mondi di Avalar e convincere gli abitanti a darti i loro talismani. Potrai conservarli nella guida. Ehi, questo potrei farlo io. Perché lui non si limita ad arrostire Ripto? Hunter, non riesci neanche a trovare le tue scarpe da ginnastica? Come farai con 14 talismani? Anche le sfere sono importanti. Probabilmente ne vedrai, ma te ne parlerò più tardi. Nessun problema. Raccoglierò qualche talismano, sistemerò Ripto e sarò alle spiagge del drago per l'ora di pranzo. Questo è il mondo foresta d'estate. Qui sparsi ci sono i portali che conducono ai molti mondi di Avalar. Disgraziatamente Ripto ha preso il castello e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Comincia con il recuperare i talismani di ciascun mondo in cui ti rechi. Ciao Spiro! Ripto ha distrutto il ponte, quindi dovrai volare per attraversarlo. Premi croce per saltare e ancora croce mentre sei in aria per volare. Ciao Spiro, sembri piuttosto agile. Ti metto alla prova. Vediamo se ce la fai. Premi il tasto croce e tienilo premuto per restare in aria più a lungo. Ok, non male. Ora per fare il prossimo salto dovrai volare.
Premi croce per saltare, poi premilo di nuovo mentre sei al culmine del salto per volare il più lontano possibile. Ben fatto! Ora prova a librarti. Premi croce per saltare, poi premilo ancora per volare. Alla fine del volo, premi il triangolo per librarti e andare più in alto e distante. Molto bene! E ora la prova più difficile. Metticela tutta! Inizia camminando, quindi salta, vola e rimani sospeso in aria proprio prima di arrivare sull'orlo della piattaforma. Ricordati di usare il tasto direzionale a destra o di spostare in avanti il joystick analogico quando sei in volo. Wow! Sei un atleta niente male! Ma se io non avessi perso le mie scarpe da ginnastica, ti farei mangiare la polvere! Per il momento prendi una sfera per la tua collezione! Gli idoli che abbiamo scolpito hanno preso vita, ci hanno chiuso fuori dai templi e hanno rubato il nostro cibo. Gli scudi metallici rendono i nemici invulnerabili alle tue fiamme. Premi e tieni premuto il tasto quadrato. Puoi sconfiggerli caricandoli. Thank you.
Per mirare a destra o a sinistra con la telecamera, premi L2 o R2. Spiro, sei coraggioso! Se mai volessi un lavoro, abbiamo un posto per te qui! Nel frattempo, voglio che tu abbia questo talismano! Guarda! La danza della pioggia delle ragazze Ula ha fatto esplodere l'idolo! Ora posso dedicarmi alla danza come ho sempre sognato! Prendi questa sfera, ti aiuterà durante i tuoi viaggi! Thank you.
Ciao, Spiro. Ti piacerebbe nuotare sott'acqua? Potrei insegnarti se paghi una piccola somma. Fantastico. Ok. Quando sei in acqua, usa i tasti direzionali per spostarti sulla superficie e il quadrato per immergerti. Quando sei sott'acqua, usa il tasto croce per avanzare e il quadrato per caricare. Hanno rinchiuso qui con gli attrezzi e le teste degli idoli giganti non lasceranno entrare gli operai se non risolviamo i tre puzzle che ci hanno proposto. Il primo puzzle consiste nel far diventare gialli tutti i blocchi. Se hai problemi, torna da me e parlamene. Wow, Spiro, ce l'hai fatta! Lo sapevo! Incontriamoci allo stagno per la prossima sfida! Questo idolo dice di essere arrabbiato e non sarà contento fino a quando non avrà ingoiato 10 pesci. È di stomaco delicato, scegli bene i pesci che gli darai.
Ok, Spiro, resta solo un puzzle. Incontriamoci alle pietre colorate per l'ultima sfida. Se salti su queste pietre nell'ordine giusto, risolverai il puzzle. Io posso solo dirti da quale pietra iniziare. Poi dovrai cavartela da solo. Continua così. Continua così. Continua così! Continua! Continua così! Lavoro, Spiro! Sei intelligente per essere un drago! Tutto quello che devo darti è questa cosa lucente che ho trovato nella nostra cassetta degli attrezzi.
Uno Yeti si aggira furioso qui intorno, ma siamo riusciti a intrappolarlo chiudendo tutte le porte. Se parli con gli altri fratelli, ti apriranno i cancelli e ti condurranno da lui. Se mi concentro, dovrei poter aprire questa porta per te. A cosa serve la chiave se si sa cantare in questo modo? Gli Yak sono troppo grandi per poter essere caricati, ma le tue fiamme ce la dovrebbero fare contro i nemici più grandi. Quando sconfiggi un nemico, viene liberata una particella spirituale. Le particelle attivano il potenziamento di un determinato mondo. Se il potenziamento è inattivo, dovrai vincere più nemici. Ehi, guarda quello che so fare. Ricorda il consiglio di Hunter. Volerai più lontano se premi croce quando sei al culmine del salto. Anche se sono vegetariano, penso che dovresti arrostire quello Yeti. È piuttosto forte. In realtà mi chiedo se ce la farai.
credevo che lo Yeti fosse più pericoloso. Can che abbaia non morde. Comunque stavo solo controllando che lo Yeti non mangiasse il nostro sacro talismano. Ah, Spiro, benvenuto! Abbiamo scoperto che l'hockey è uno sport pacifico e rilassante. Ti andrebbe di giocare contro il nostro portiere? Hai 2 minuti per segnare 5 gol nella porta rossa. Ben fatto, prendi qua. Ti va di giocare uno contro uno? Il primo che segna 5 gol vince. Devi tirare nella porta rossa. Tocca a te.
Bravo, prendi questa. Se la fissi a lungo, potresti non vedere più niente. Scappare quello spirito maligno, ma ora si nasconderà nelle statue. Se dai fuoco alle 10 statue, sono sicuro che se ne andrà per sempre. Thank you.
Ben fatto, Spiro! Hai fatto scappare lo spirito maligno! Perché non prendi questa? L'ho presa dal tempio. Lì non serve a nessuno.